Cioè che Libera sta sotto. Io direi che Libera non sta né a sinistra né a destra, e vorrei dire che in questo momento non ci basta nemmeno dire che Libera sta dalla parte della legalità, della giustizia, della democrazia, della Costituzione. Sono tutte cose vere queste che appartengono alla storia di Libera, ma voglio dirla così oggi: Libera non sta né a sinistra né a destra, Libera sta sotto. Libera sta sotto, che vuol dire che Libera, con la sua rete di 1500 organizzazioni, le più diverse, in tutta la penisola italiana e qui in Piemonte, con tante tante attività, sta accanto alle persone che fanno più fatica. Sta accanto alle persone che fanno più fatica. Sta accanto alle persone che domandano giustizia e non la trovano. Sta accanto alle persone che vorrebbero semplicemente ritrovare esigibili i propri diritti e non trovano diritti e non trovano giustizia e non trovano verità. Se c'è rabbia nelle nostre parole, e fatemi dire che ce n'è anche un po', se c'è rabbia nelle nostre parole, se c'è urgenza nelle nostre parole, se i miei toni non sono propriamente politicamente corretti, è perché c'è questa confidenza quotidiana con chi in questo paese soffre, aspetta giustizia e vede calpestati i diritti. È questa confidenza che non ci fa stare né a sinistra né a destra, ma sotto, sotto, cioè con chi ci resta sotto in questo paese quotidianamente.